Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà per le previsioni per i segni d'aria per il mese di settembre 2019. Utilizzerò uno stile un pochettino diverso rispetto al solito. Allora, vediamo che cosa succede per Bilancia, Acquario e Gemelli. Innanzitutto voglio vedere quali saranno le energie generali e per questo utilizzerò il Mystic Moon Oracles. Quindi, quali sono le energie generali? Abbiamo subito due carte. Allora, sul fondo iniziamo subito con la bilancia, questa è la giustizia. Ed abbiamo come prima carta quella della distruzione, ma non vi preoccupate, e quella dell'awakening, cioè del risveglio. Quello che penso è che a settembre 2019 i segni d'aria vivranno un momento che sarà scioccante e che porterà ad un risveglio. Essendoci la giustizia sul fondo del mazzo, mi viene da pensare che questo sia un risveglio che servirà alla loro crescita spirituale e per bilanciare la situazione. Vediamo di che cosa si tratta. Utilizzo il Rider-Waite Tarot per andare nel dettaglio, perché abbiamo la distruzione e il risveglio per i segni d'aria, settembre 2019. Allora, abbiamo tre carte, sono cadute. Abbiamo la carta dell'imperatore al contrario, la carta dell'asso di denari al contrario e la carta della temperanza. Poi sul fondo del mazzo abbiamo il giudizio, quindi assolutamente qui c'è il karma che è coinvolto. Allora, l'imperatore al contrario sta ad indicare una persona che non è in controllo o in potere di una determinata situazione. Se applicato ad un individuo, potrebbe anche indicare una persona che abusa del suo potere e che è particolarmente crudele nei confronti degli altri, quasi spietato. Potrebbe avere a che fare anche con una persona con cui voi avete una relazione o qualsiasi tipo di rapporto. Ma nel senso generale l'imperatore al contrario sta ad indicare un'assenza di controllo e di potere in una determinata situazione. L'asso di denari al contrario sta ad indicare la mancanza di un inizio concreto. Penso che questo si riferisca alla figura dell'imperatore al contrario perché è un'assenza di leadership sul piano materiale, un'assenza di controllo che è determinata, a mio avviso, da questo evento che vi scioccherà. Quindi vi sembrerà di perdere il vostro potere da un certo punto di vista o il controllo della situazione. La temperanza sta ad indicare che questo serve per la vostra purificazione e per il vostro equilibrio. La carta del giudizio indica il karma, indica anche la resurrezione di persone dal passato, quindi il ritorno di persone. Fate attenzione a questo perché potrebbe essere questo evento che vi potrebbe anche scioccare. Potrebbe anche esserci la carta del giudizio perché voi dovete prendere una decisione importante in seguito a questi eventi che si verificheranno. A livello di segni che sono coinvolti, oltre a quelli vostri, abbiamo lo scorpione, l'ariete, i segni di terra, Capricorno, Vergine, Toro ed il Sagittario. Vediamo cosa succede in ambito lavorativo per i segni d'aria. Utilizzo lo Psychic Tarot che contiene sia tarocchi che oracoli. Quindi cosa succede per i segni d'aria nel mese di settembre 2019 nel lavoro? Cos'è che succede per i segni d'aria nel lavoro? Allora, abbiamo due diverse carte, abbiamo due tre, quindi potreste vedere il 3-3, 3-3-3. Oh mio Dio, non ci posso credere, abbiamo un terzo tre qui, perché è il Solar Plexus Chakra. Incredibile, incredibile. Abbiamo 3-3-3, fantastico, questo è l'equilibrio tra mente, corpo e spirito. Allora, da un punto di vista lavorativo vedo delle cose molto positive perché ci sarà un riconoscimento del vostro operato nell'ambito del lavoro, ci sarà occasione di festeggiamento, potreste avere delle promozioni oppure potreste
ottenere grande successo in una vostra attività o in un vostro progetto. Il chakra del plesso solare parla della vostra forza, della sicurezza in voi stessi, delle vostre capacità. Quindi vedo che nel mese di settembre 2019 voi avrete grande successo da un punto di vista lavorativo. Vediamo cosa succede nello specifico. Utilizzo l'Easy Tarot. Quindi cosa succede nello specifico? Allora, abbiamo il 9 di denari, che è una carta molto positiva. Energia della Vergine. Poi abbiamo altre tre carte. Wow, sul fondo abbiamo il 10 di denari, quindi tanto denaro in arrivo. Abbiamo il Papa, il Cavaliere di Spade e la Regina di Spade. A livello dei segni coinvolti abbiamo Capricorno, Cancro, Vergine, Toro, Gemelli, Bilancia, ma anche Acquario. Allora, quello che vedo è che ci sarà un grande successo per voi nel lavoro. Sarete finanziariamente indipendenti, starete bene, perché questo è quello che il 9 di denari fondamentalmente rappresenta. Rappresenta una persona che ha raggiunto una propria autonomia finanziaria, sta bene da sola, è autosufficiente. La figura del Papa in ambito lavorativo sta ad indicare che voi avrete successo seguendo dei metodi convenzionali e tradizionali. Potreste diventare anche delle figure di riferimento per altri o potreste far tesoro di figure di riferimento per avere successo. Il Cavaliere di Spade sta ad indicare che voi avrete grande ambizione e grande determinazione nell'andare verso i vostri obiettivi. La Regina di Spade indica che sarete molto orientate sul lavoro, sarete molto autentiche, come energie femminili molto integre. Se necessario tagliar fuori qualcuno o qualcosa, voi lo farete. Sarete molto determinate. La Regina di Spade potrebbe anche indicare che sull'ambiente lavorativo ci potrebbe essere una donna che vi criticherà e sarà un pochettino dura per voi. Ma si tratterà di critiche costruttive. Adesso direi di andare a vedere che cosa succede in amore e utilizzo da capo il Mystic Moon Oracles. Quindi, cos'è che succede in amore per i segni d'aria nel mese di settembre 2019? Abbiamo Anima Gemella. E sul fondo abbiamo dolore, quindi ai ai ai, vediamo che cosa succede nello specifico. Utilizzo il Before Tarot perché abbiamo anima gemella e dolore per i segni d'aria, settembre 2019, ed abbiamo il Cavaliere di Bastoni, segno di fuoco. E poi altre due carte, la torre da capo, perché la carta di istruzione comunque indica la torre, ed abbiamo la regina di bastoni, quindi molto fuoco a quanto pare, ed abbiamo la temperanza. Allora, i segni che sono coinvolti sono Sagittario, Ariete, ma io aggiungerei anche Scorpione. Allora, quello che vedo è che ci sarà una persona che vi destabilizzerà un pochettino perché si tratta di un'energia che non è molto solida. Il Cavaliere di Bastoni è una persona che entra ed esce nella vita degli altri, è mossa da impulsi, specialmente di natura intima, applicata nella sfera relazionale, e quindi, ed è specificatamente il segno del Sagittario. La Regina di Bastoni è specificatamente il segno dell'Ariete. Ed è una persona che è in controllo della situazione, una persona molto forte, determinata, con una grande energia creativa. E voi siete in questo tipo di energia. Il problema è che avete a che fare con un individuo che un pochettino vi destabilizza. Per questo abbiamo la torre. La temperanza sta ad indicare che la situazione deve essere equilibrata, c'è bisogno di purificazione. Andiamo più nel dettaglio, utilizzo il Twin Flame Shadows di Mystic Moon. Quali sono le ombre in amore per i segni d'aria, settembre 2019?
Ed abbiamo pietoso e sul fondo del mazzo una persona che agisce in segreto. Una persona che ha la maschera. Allora, questo potrebbe essere relativo a voi stessi oppure all'altra persona. Considerate che è completamente reversibile. Quindi c'è una persona che fa pietà, una persona che sembra essere disperata ed in ginocchio, e poi una persona che invece sembra essere un pochino più furba con la maschera. Allora, o si tratta di voi che siete in qualche modo in una sorta di disperazione per quanto riguarda una persona che agisce con segretezza e non è autentica a se stessa, oppure ancora si può trattare dello stesso individuo con cui voi avete a che fare, che indossa una maschera e gioca la parte della vittima. Vediamo di che cosa si tratta. Utilizzo l'After Tarot perché abbiamo la carta di Pietoso. E della persona che agisce in segreto. Allora, abbiamo la carta della 6 di coppe, abbiamo la carta dell'asso di spade e poi abbiamo il 7 di spade. Sul fondo del mazzo abbiamo l'imperatore. A livello di segni coinvolti abbiamo lo Scorpione, Gemelli, Bilancia, Acquario e l'Ariete. Allora, sicuramente si tratta di una persona con cui voi avete condiviso delle memorie in passato. Potrebbe trattarsi anche di una persona con cui voi avete condiviso una vita passata. La presenza dell'asso di spade sta ad indicare che delle verità verranno a voi nel mese di settembre 2019. Circa dei comportamenti scorretti che questa persona ha messo in atto con voi, comportamenti che sono stati commessi alle vostre spalle. Si può trattare di bugie, si può trattare di tradimenti, si può trattare di manipolazioni e questo ha a che fare con delle memorie del passato, quindi vedrete le cose da un punto di vista molto più chiaro. La figura dell'imperatore sta ad indicare una persona che è in comando, una persona che è autoritaria e che non esterna i suoi sentimenti. Non mi meraviglio che ci sia la carta di chi indossa una maschera, perché a mio avviso questo individuo indossa una maschera. Penso che la verità scioccante potrebbe essere quella dell'inizio. Vediamo che cos'è che questo individuo vorrebbe comunicarvi. Utilizzo il Twin Flame Messages Volume 2 di Mystic Moon. Cos'è che questo individuo vorrebbe comunicare ai segni d'aria? O cos'è che voi stessi direste? Considerate che è reversibile, quindi. Allora, sto lavorando verso un futuro migliore. E sul fondo abbiamo non posso più reggere questa situazione. Vediamo che cosa ha a che fare. Utilizzo The Witch's Tarot perché c'è il messaggio sto lavorando verso un futuro migliore. Con che cosa ha a che fare? Allora, abbiamo il Fante di coppe al contrario. Abbiamo il 3 di denari. E abbiamo l'8 di bastoni al contrario. E sul fondo abbiamo il Papa. A livello dei segni coinvolti, oltre ai vostri, abbiamo il segno dei pesci, ma vanno bene anche Cancro e Scorpione. Abbiamo il Capricorno, il Sagittario ed il Toro. Il Fante di coppe al contrario mi fa pensare che questo individuo non si fa avanti per offrire una piccola offerta emotiva oppure anche per chiedere scusa. E il 3 di denari indica che sta effettivamente lavorando su qualcosa o progettando un qualcosa e questo si richiama alla carta dei messaggi. Abbiamo poi l'8
movimento di bastoni che indica che le cose sono attualmente ferme. L'otto di bastoni in posizione retta indica messaggi in arrivo, qui invece è in posizione contraria, quindi ci potrebbe essere un ritardo nella comunicazione. La figura del Papa sembra indicare che questa persona segue degli schemi o dei sistemi di valori che sono completamente tradizionali. Potrebbe esserci una certa chiusura da parte sua nella comprensione di concetti come anima o fiamma gemella, però potrebbe anche indicare una persona che è fidanzata o sposata. Questo può valere per alcuni di voi, potrebbe esserci che ci sia una terza parte coinvolta. Il messaggio che dice non posso più reggere questa situazione potrebbe essere il vostro, molto probabilmente, ma potrebbe essere anche suo qualora non riuscisse a sopportare la situazione in cui si trova, magari di assenza di comunicazione con voi oppure una situazione con una terza parte. Vediamo quali sono i consigli degli angeli per i segni d'aria. Subito, allora, conversazioni cuore a cuore. Discutete onestamente i vostri sentimenti l'uno con l'altra. Sul fondo abbiamo separazione. Un tempo separato dal tuo partner è all'orizzonte, quindi o siete già in separazione, oppure ancora si verificherà una separazione tra voi nel mese di settembre 2019. Vedo che c'è il consiglio di discutere onestamente i vostri sentimenti perché c'è una mancanza di comunicazione. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta ed utilizzo il Mermaid Tarot. Perché abbiamo conversazioni cuore a cuore e separazione per i segni d'aria. Allora, abbiamo 9 di spade, poi abbiamo il 6 di denari e poi abbiamo il 6 di coppe, l'asso di spade. Ed il fante di coppe che prima era in posizione contraria. Quindi potrebbe esserci un passo in avanti da parte sua. Allora, a livello dei segni coinvolti, vedo gemelli, acquario, bilancia. Poi abbiamo il toro, lo scorpione, pesci e cancro. Il 9 di spade sta ad indicare che c'è una situazione che vi mette ansia e anche paura da un certo punto di vista connessa a questo individuo. Abbiamo poi il 6 di denari che indica equilibrio e dare ed avere. Potrebbe anche indicare un'assenza però di una reciprocità in alcuni casi, perché vicino al 9 di spade mi dà l'impressione che c'è qualcuno qui che dà più di quello che riceve dall'altro partner. Abbiamo poi da capo il 6 di coppe, quindi qualcosa a che fare con delle memorie, memorie del passato, e da capo abbiamo l'asso di spade. Considerate che ho utilizzato un altro mazzo dei tarocchi e sono capitate le stesse carte, quindi c'è un qualcosa che ha a che fare con delle verità che verranno fuori riguardo il passato. E c'è qualcuno che è molto spaventato anche da questo, quindi potrebbe essere il segno d'aria in questione o potrebbe essere l'altra persona. Quindi qualcuno ha paura che vengano fuori delle verità. Quello che le carte consigliano è di parlarne, di avere una comunicazione su questo. Il fante di coppe, questa volta in posizione eretta, potrebbe indicare che ci sia appunto un movimento in avanti e delle scuse che verranno date. Vediamo cos'è che i segni d'aria devono lasciare andare nel mese di settembre 2019. Utilizzo The Power of Surrender Cards. Cos'è che i segni d'aria devono lasciare andare nel mese di settembre 2019? Allora, abbiamo lascia andare il tuo bisogno di essere sempre nel giusto, cioè di voler avere sempre ragione, e poi dice lasciati andare alla pace interiore.
La prima carta dice: concedi agli altri la possibilità di avere ragione. Sii flessibile e non rigido, perché questo aiuterà a risolvere i conflitti e a migliorare le tue relazioni. Invece, questa carta qui dice: coltiva la pace interiore su base quotidiana, nei momenti di quiete e di meditazione, focalizzati sulla mobilità interna e goditi questo rifugio interiore. Anche gli altri sentiranno le tue vibrazioni positive e la tua vita fluirà molto più facilmente. Vediamo che cosa ha a che fare con lo Spellcaster Tarot. Di che cosa si tratta esattamente? Quindi qualcuno qui deve essere meno arrogante. Abbiamo l'asso di bastoni al contrario. Allora, abbiamo poi il 6 di bastoni al contrario ed abbiamo il 9 di spade ancora una volta e sul fondo del mazzo abbiamo il folle. Allora, i segni coinvolti in particolare sono Ariete, Sagittario, Leone, Gemelli ed Acquario. Io penso che queste carte siano perfettamente adatte agli oracoli. Perché abbiamo innanzitutto che c'è qualcuno che deve abbandonare il bisogno di avere sempre ragione e questo si ricollega al 6 di bastoni. Il 6 di bastoni, quando in posizione retta, indica vittoria, ma indica anche una persona che è mossa soprattutto dall'ego. Quando è contrario, potrebbe essere un'indicazione di non fare le cose mosse dal proprio ego. L'asso di bastoni al contrario sta ad indicare un'assenza di un nuovo inizio, quindi potrebbe essere un'indicazione che nel momento in cui si lasciano andare le presunzioni o l'arroganza ci potrà poi essere un nuovo inizio. Il 9 di spade invece si ricollega al bisogno di arrendersi alla pace interiore. Perché il 9 di spade indica una persona che è in ansia, una persona che riflette molto sulle cose dentro la sua testa, ha dei pensieri di tipo ossessivo. Quindi i segni d'aria sono chiamati a non avere pensieri di questo tipo, a cercare di trovare una maggiore quiete, una maggiore calma e a non pensare troppo a determinate cose oppure ad una persona. Abbiamo poi la figura della folle che è molto positiva perché è l'indicazione che se si lascia andare il pensiero ossessivo, se si lascia andare il bisogno di muoversi dall'ego, ci sarà un nuovo inizio che sarà molto più leggero, senza pesi e molto più libero. Quindi queste sono le previsioni per i segni d'aria per settembre 2019. Fatemi sapere se risuonerà con voi. Io vi ringrazio molto per aver visto il video. Ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!